Siamo sempre qui a Verona e siamo sempre qui per Fiera Cavalli, questa 118esima edizione. Pensate, in giro per la fiera ci sono 3.000 cavalli, un poco più, poco meno, e 3.000 cavalli moltiplicate per 4, immaginate quanti piedi, immaginate quindi quanti ferri servono per sistemare questi animali. E qui abbiamo il gran maestro della ferratura italiana, il presidente dei maniscalchi italiani, Falaschi. Ogni giorno, ogni volta c'è qualche novità, una cosa così tradizionale che esiste da oltre 2.000 anni, il ferro di cavallo, e ogni giorno bisogna inventarsi qualcosa di nuovo. Sì, è vero, ci si inventa sempre qualcosa di nuovo, però poi per stare sul sicuro si finisce per fare un passetto indietro, però l'innovazione c'è anche nelle stesse persone, e quindi bisogna avere anche il tempo di provare qualcosa di nuovo e sperimentarlo bene bene prima di passare all'uso, anche perché questi cavalli sono sempre più complicati e valgono molti soldi, non si può lasciare tutto al caso, è una semplice novità, va studiata e ristudiata. Senti, noi parliamo di ferro di cavallo, ma poi in effetti c'è tanti tipi di ferro, di materiale, quindi di metalli. Quanti tipi di metalli vengono usati? Principalmente vengono usati due tipi di metallo: il ferro, che deve essere un ferro molto malleabile e morbido, un ferro dolce, e poi l'alluminio. E l'alluminio viene usato lo stesso, quello morbido, malleabile, altrimenti finisce lo scopo, perché se mettiamo un ferro d'alluminio piuttosto duro equivale a mettere un ferro di ferro, ci si guadagna in leggerezza, anche se la leggerezza non è importante per il cavallo. Quindi tanti ferri tra quelli più tradizionali, ma soprattutto la mascalcia interviene su un ferro che serve a correggere i piccoli difetti e i grandi difetti di un cavallo, per cui una mascalcia che serve anche in aiuto alla veterinaria. Sì, e non è soltanto il ferro, non è soltanto la semplice protezione del piede, ma oltre a proteggerlo deve migliorare le capacità di movimento del cavallo e quindi migliorare anche le capacità atletiche attraverso una scarpa più adatta. Grazie, grazie.